letto di una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro della Repubblica, Riccardi, una 40-50 senatori del PDL hanno promosso questa mozione di sfiducia in relazione a un qualcosa che loro hanno ritenuto estremamente grave, anzi addirittura imperdonabile. Normalmente uno potrebbe pensare, ma cosa ha fatto? È scappato con il malloppo? No, cosa ha fatto? Ha ucciso qualcuno? Uxoricidio? Infanticidio? Peculato? No, niente di tutto questo. Si è permesso semplicemente in una separata sede, diciamo a un colloquio, come si dice, post-partita, che ha detto che la politica fa schifo. Questi si sono inalberati, si sono incazzati. Ma come si permette? Io dico, in un'Italia nella quale chi ruba la mela va in galera, e in un'Italia invece chi ruba una ventina di milioni come segretario amministrativo di un ex partito che non c'è più, va in televisione, questi si incazzano perché qualcuno ha detto che fa schifo la politica. E che sono questi? Non sono stati rappresentanti politici? E poi domando loro, ma ci dite per cortesia che percentuale tra le vostre fila di deputati e senatori inquisiti, sotto processo, in attesa che finiscano il loro ruolo e di modo che diventino dei liberi cittadini, passeranno le loro giornate nei vari tribunali d'Italia e spero qualcuno anche nelle patrie galere che vi arrabbiate perché qualcuno ha detto che la politica fa schifo. Non fa schifo soltanto la politica, fanno schifo coloro i quali della politica vivono. Parassitariamente, i politici. Allora io dico, è una giornata di vento, vorrei mandare un messaggio attraverso l'etere e dire: io mi sento il Riccardi di turno e spero che tantissimi altri italiani si sentano il Riccardi. E confermo, la politica fa schifo e voi politici fate schifo. Avete capito? E io sono un italiano qualunque, ma io penso che gli italiani come me in questo momento ce ne siano dei milioni. Stufi, ce ne hanno le scatole per non dire altro, piene delle vostre guappate, dei vostri imbrogli, della vostra nullità, della vostra insipienza, della vostra ignoranza. E qui fermo perché c'è da andare a mangiare.